Outdoortest.it, ci troviamo a Verbania sulle rive del Lago Maggiore, sulla sponda piemontese. Oggi è con noi Renato Brignone dell'azienda Tompomac, ne è l'amministratore, e con lui scopriamo un prodotto che si chiama Tompoma. Sì, Tompoma è un nuovo tipo di stampella. Le stampelle erano ferme concettualmente a 40 anni fa, perché siamo passati dalla classica stampella ascellare alla canadese che tutti conosciamo, ma poi non c'è stato più nessun intervento tecnologico sul prodotto, si è solo andati a ragionare su come risparmiare sui materiali. Invece noi abbiamo deciso di investire sui materiali, investire sulla forma, e abbiamo creato questo nuovo prodotto che è molto più sicuro ed affidabile di quello che esiste attualmente in commercio. Cioè, da dove nasce l'idea di andare a produrre, di andare ad innovare il settore delle stampelle? Diciamo che sono partito come analogia per quello che è accaduto agli occhiali. Quando io ero bambino gli occhiali erano un ausilio per sfigati, li si prendevano in giro quelli che avevano gli occhiali, e sono diventati col tempo un accessorio di moda, un accessorio anche costosissimo. Poi, da una mia esigenza personale, io uso stampelle quotidianamente, io faccio trekking, vado in montagna, e gli ausili mi sono accorto che col tempo hanno perso di qualità. E ho detto, perché le stampelle non devono essere belle, perché non devono essere performanti, efficaci su tutti i terreni? E quindi abbiamo inventato questa stampella e tutta una serie di accessoristica per la stampella. Questa stampella consente di spendere meno energie per lo stesso percorso, proprio perché quando tu l'appoggi sul terreno non hai un grado di appoggio che ti dà inerzia nella deambulazione, mentre le stampelle, quando le appoggi, ti danno una spinta contraria che tu devi contrastare. Quindi tutta la deambulazione è fatta con meno fatica, con meno dispendio di energie. La costruzione di questa stampella è in titanio, che è il suo cuore pulsante, ovvero una curva in titanio di alta qualità che le consente di avere una resistenza enorme e la possibilità di essere regolata al millimetro con una fascetta che è di derivazione del mondo ciclistico. Le leghe di alluminio sono di altissima qualità, quindi questa stampella è stata testata e omologata per una portata di 150 kg. Abbiamo qua una serie di accessori, alcuni sono prototipi, sono idee concettuali che saranno presto commercializzate, ma mi piace farvi vedere su cosa stiamo lavorando. Allora, innanzitutto abbiamo questi due differenti tipi di appoggi per l'avambraccio, che hanno la caratteristica di essere snodati. C'è questo e questo. Questi sono due componenti che noi importiamo, ma che possiamo montare tranquillamente su questa stampella, perché ci sono molte persone che ci richiedono questa caratteristica. Poi siamo partiti da questo, che è un semplice attacco in acciaio e alluminio, che consente di far diventare la stampella uno stabilizzatore. Praticamente la stampella viene infilata in questo tubo e con questo si può andare a sciare. Lo stesso attacco può essere montato su due differenti tipi di attacchi per la neve. Uno più piccolo per la neve gelata e dura e uno più grosso per la neve fresca. Ho fatto dei trekking meravigliosi e in 42 anni della mia vita è la prima volta che riesco a camminare in neve fresca in sicurezza. Ringraziamo Renato Brignone e invitiamo tutti coloro che fossero interessati ad avere maggiori informazioni su questo prodotto a visitare il sito tompoma.com. Nel corso dei prossimi mesi Outdoor Test porterà sul campo questo prodotto innovativo, lo testerà e naturalmente ne pubblicherà i risultati online.